Buongiorno, buona domenica. Alla fine sono riuscita a essere in ritardo anche oggi. Io che ri di ritardi li odio. Vabbè, ho dovuto spostare un po' di vecchi campioni che avevo qui in giro perché non sapevo più dove mettermi, dove girarmi. Quindi, vabbè. Buongiorno, buona domenica. Vediamo se siamo live. Parrebbe di sì. Sì, pare di sì. Buongiorno. Buona domenica, oggi il 10 aprile, Domenica delle Palme. Voilà, eccoci. Oggi vi faccio vedere questa mini release. Buongiorno, ben arrivate. Io ho ancora qui il caos di ieri, ma piano piano non è vero, non lo metterò mai a posto, è inutile che io menta me stessa. Buongiorno. Non ho fatto in tempo a cambiare lo smalto, un po' mi turba, vabbè. Buongiorno, buona domenica. Qui oggi è una bellissima giornata, finalmente è finito il vento, io non ne potevo più. Drammatico tutto questo vento, per chi soffre di mal di testa so che mi capite, insomma, bello non è. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Eccovi. Rosita sta producendo milioni di card, giuro che poi ti colletto degli altri scarti che abbiamo qui, scarti degli altri avanzi. I campioni che ho buttato via non potevano essere utilizzati, mi spiace. C'erano varianti di quello che poi abbiamo effettivamente scelto per la resa finale, quindi insomma un po' così. Buongiorno, sì, oggi è il mio primo caffè, in genere la domenica è anche l'unico. Oggi ho un sacco da lavorare in realtà sulle grafiche, però vediamo. Buongiorno, di solito la domenica cerco di carburare senza caffè, diciamo, ci proviamo. Buongiorno, buona domenica. Allora, madre ha confezionato le carte, solamente tu. Bene, vedo che sulla copertina c'è un errore di battitura, strano. Sì, Dede, vabbè, poi lo correggeremo, vabbè. Quando fai le cose di corsa? Quando ho deciso di fare questa collezione era un po' troppo tardi, un po' troppo in là per corredarla di n.000 abbellimenti e quindi ho fatto solo i die cut e le paillettes. Come dire, non scarto definitivamente la possibilità che in realtà poi ci possa essere qualche aggiunta di ritagliabili perché come sapete questa è la collezione che ha scelto Mariella. Non riesce ad aggiungere i prodotti. Che errore ti dà? Perché in realtà sto vedendo gli ordini che arrivano da lì tranquillamente. È andata a nascondersi sotto il letto. Mi sembra che funzioni. Quale prodotto contenitore? L'ultimo? Io ho fatto delle prove perché generalmente io mi scalo da lì i prodotti che prendo per me stessa, così che sia tutto aggiornato con le giacenze. E quello di ieri funzionava, ma li provo praticamente tutti i giorni. I sogni nel cassetto durerà fino a che non presentiamo il nuovo bundle, che è quello della collezione matrimonio, che non so dirvi di preciso quando sarà perché domani, lunedì, dovrebbero spedirci gli abbellimenti. Non dubito, uso il condizionale perché non dubito che non ce li spediranno domani perché di solito sono molto puntuali, ma quando in realtà ci mettono 4-5 giorni ad arrivare, potrebbero metterci un po' di più. Quindi non è detto che io per il fine settimana abbia in casa il tutto. Mi sembra un po' una roba presentarveli la domenica di Pasqua, quindi magari speriamo la settimana dopo. Quindi questo bundle sarà attivo, lo sconto sarà attivo sulla collezione del solamente scusate. Di tuoi sogni nel cassetto fino a che non presenteremo la nuova collezione. Riposati. Dovrebbero essere a posto. Mi sono andati online senza prezzo, ma l'ho corretto addirittura prima di avvisarvi. Controllate un secondo. Adesso prendo il computer un attimo, ma le ho corrette. Voilà. Allora, ormai il computer dovrei tenermelo qui. Eh sì, perché all'inizio sono andate online senza prezzo per come le abbiamo caricate, ma me ne sono accorta prima di annunciarlo e l'ho corretto. Potrebbe essere un problema di cache, quindi aggiornando, svuotando, insomma, dovrebbe andare a posto. Aspettate che controllo. Ho solo quelle 62 finestre aperte, ma va tutto bene. Todo bien. Dunque, dove sei? Qua. Intanto che arrivate faccio questo check così. Le avete prese? Probabilmente è un problema di
di cash, secondo me, perché all'inizio sì, sono andati online senza prezzo e quindi non erano acquistabili, ma l'ho corretto immediatamente, addirittura prima di annunciarvelo, ero stata rapidissima. Ah, ok, infatti all'inizio sì, adesso no, io le vedo tranquillamente col prezzo, ragazze, fatemi provare il prodotto contenitore, così diciamo qualcosa anche ad Anna. Che è quasi finito aprile, Erika, ma guarda, lo dicevo ieri che cioè, venerdì che pianificavo le attività di comunicazione, ma cioè, siamo a maggio praticamente. Boh, com'è successa questa cosa? Vabbè. Non l'ho fatto il bando, il Tiziana, mi sembrava non avesse tanto. Io aggiungo del prodotto contenitore, non mi sembrava che avesse tanto senso, ci sono proprio solo due robine e avrebbe voluto dire ritardare ancora un po' l'uscita, quando in realtà chi la vuole utilizzare per questa festa, anche se non è prettamente e unicamente connotata per questa festa, comincia se no a diventare un pochino tardi. Non l'ho fatto, sì, non l'ho fatto il bundle perché ci sono veramente quattro cose, c'è il pad di carta, le due carte da rivestimento, le paillette e i die cut, mi sembrava non avere forse tanto senso. Allora, adesso mi bevo questo caffè, poi vi faccio vedere le carte e magari facciamo un midorino. Intanto madre sta confezionando il pad del matrimonio, vi faccio vedere. Abbiamo, se riesco a prenderlo questo foglio senza che mi si blocchi di nuovo la schiena, ok. Voilà. Questo è il mood della carta del matrimonio. Abbiamo creato, hanno studiato un profilo colore per far sì che il blu venisse esattamente come lo voglio io. Non ho messo aggiungere ordine esistente, ma li aggiungiamo di default, non ti preoccupare. Adesso leggiamo tutto domani mattina. È venuto molto bene e i fiori sono forse un po' un filino meno bianchi di quel che volevo, ma questo blu è così meraviglioso che va bene. Va bene, va bene. E anche la collezione dei sei legni sono venuti veramente molto belli, mi piacciono molto. Questa collezione sarà molto molto ricca, quindi in realtà una volta che ci arrivano gli abbellimenti dobbiamo anche avere il tempo di preparare il bundle perché è enorme e credo che farò una versione del bundle che contiene tutto 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 e una versione senza la fustella perché ovviamente c'è il discrimine è sempre quello per chi ha tra chi ha la big e chi no. Quel blu è stupendo, ma assolutamente, guarda, nasce tutto da qui. Doveva essere questo il blu e quindi in realtà anche se i fiori sono venuti leggermente più beigiolini di quello che avevo in mente. Sì, è compreso il kit. No, 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 se partecipate al corso di Mariella, il kit sarà gestito da noi, quindi lo troverete direttamente sul vostro tavolo al corso, non vi preoccupate. Sì, e mi piace. Questa collezione, vi dicevo, del matrimonio sarà super ricca, quindi abbiamo bisogno anche di un attimo di tempo per preparare i bundle, perché ci sono due pad di carta e ve li metterei tutti e due nel bundle, perché si sposano benissimo con il mood dei fiori. C'è il foglio di sticker, ci sono due vellum, due acetati, ci sono i die cut, i puffy stickers, gli enamel dots, tre washi, le paillette, i rub-on, due layered stickers, cos'altro? Ci sono due sigilli, il timbro, la fustella, le carte da rivestimento e sicuramente sto dimenticando qualcosa. Il kit baby, posso mettertelo insieme? Sì, ce lo scrivi nelle note. E te lo metto insieme, mi ci va solo un secondo, ma lo faccio. Sì, abbiamo tutto per farlo, tranquilla. Allora, ieri ho acceso la Cameo, era il mio buon proposito per il 2020, che ho fallito miseramente. Anzi, era il buon proposito per il 2021, scusatemi, che ho fatto nel 2020, per il 2021 l'ho accesa. Abbiamo litighicchiato un po', non riuscivo a capire come sollevare il coperchio. Ed è stato un puro caso che io sia riuscita a sollevarlo. Dopo un tot di tentativi ho fatto il taglio e ho visto che il fiore arrotolato che volevo fare va bene. Triste, triste. Adesso ne ho craniato un altro. Allora, beviamo il caffè. Il forte vento di ieri c'era già a mia discolpa, direi, eh? Però sì, l'ho acceso, ho fatto tipo quattro tagli. Prima di far fare i campioni delle fustelle volevo capire se avesse senso e infatti non aveva senso. Allora, il plotter da taglio è tanta roba, però il fascino del taglio della fustella per me non è equiparabile.
Allora, Miriam, in realtà sarà nasce tutto, ancora tutto tra di noi. Ho chiesto a Mariella di fare un corso in presenza, per cui lei ha scelto questa collezione qua. L'enamel dei 2 mesi. Sì, escono in concomitanza dei kit, quindi adesso online trovi quelli di gennaio-febbraio e di marzo-aprile, e quando usciranno i kit di maggio-giugno ci sarà anche quello lì. Mariella sceglie questa collezione e poi ho cominciato a parlarne un po' di più perché a Vicenza, a parte la seconda domanda che mi veniva fatta dopo, ma sei veramente qui, era quando facciamo di nuovo un corso? E allora il corso è quello con Mariella. Tendenzialmente la data è quella dell'11 giugno, ma non credo che basterà dalle premesse. Da te ha nevicato, Paola, perdona. Paola, ma che gattina meravigliosa hai! Non conoscevo questa razza, ma è bellissima! Cioè, io non farei più niente se avessi in casa una cucciolina così senza nulla togliere ai miei. Può essere messo nella lista nozze, praticamente sì. È un filo, ho un filo esagerato, però ho provato a fare. Ci sono dei buttons un po' più ricchi e hanno il bordino bianco che mi sembrava che ci costa un pochino di più, ma vedrete che in realtà la differenza è minima e ho pensato fosse accettabile per il numero di buttons che ho messo dentro la confezione e il fatto che avevano questo bordino bianco che mi piaceva tantissimo. Ci saranno 2 layer stickers, ecco, ci saranno anche i Rabon, perché il fornitore maledetto mi manda i campioni di Rabon e vabbè. Allora, scusate, mi sono persa. Questo corso pare abbia già fatto andare sold out almeno una data e mezzo. Adesso vediamo se basteranno 2 date. Funzionerà così: è un corso in presenza, si terrà all'hotel che c'è qui vicino, che si chiama Hotel Davide, che trovate su TripAdvisor. Ho messo il link la settimana scorsa su Facebook. Ha una sala piuttosto grande che tendenzialmente ospita anche 60-70 persone. Limitiamoci a 50, non sappiamo quali saranno. Credo che non ci saranno più grosse limitazioni per la sicurezza e il distanziamento, però in via preventiva, visto che apriremo le prenotazioni prima che finisca tutta questa disposizione ancora dovuta al Covid, ci teniamo strette, ci teniamo un pochino più strette, anche perché comunque più di 50 persone alla volta da gestire per noi povere fanciulle diventa un po' complicato. E sarà un corso di tutto il giorno, utilizzeremo questa collezione qui e si farà un mini album. Mariella deve ancora prendere le carte perché le carte ci sono state portate l'altro ieri. Quindi questa settimana, spero che Mariella tra questa settimana e la prossima lavorerà al progetto. Una volta che avremo in mano il progetto, vi saprò dare qualche dettaglio in più, quindi il costo, il kit sarà ovviamente compreso, ma ci sono diverse persone che partono da Roma, eh? C'è Paola forse anche che parte dal Lazio, adesso non so bene, però non sono ancora aperte, vi prometto che ci sarà posto per tutti, faremo 2 date, 3 date, quello che sarà necessario. Io per ora ho prenotato la sala per un giorno, vi potete prenotare appena avremo i dati, quindi anche sapere quanto costa il kit del corso, che mi sembra comunque un'informazione importante da darvi prima che voi vi prenotiate. Metteremo il corso come prodotto sul sito, quindi ci saranno N posti, finita quella data lì, ne setteremo un'altra. Tendenzialmente la seconda data potrebbe essere o la settimana dopo o l'ultima di maggio, adesso vediamo un attimo come siamo messi. Se non dovessero bastare 2 date, proviamo a farne una terza. Io sarei molto felice, vi assicuro, non me l'aspettavo e sono molto molto contenta. Mariella ha un filo d'ansia, ma sono certa che andrà tutto benissimo. Andrà tutto benissimo. La collezione non ha tantissimi elementi, quindi se sarà necessario, ripeto, aggiungere, posso fare dei fogli di ritagliabili. Insomma, adesso questo vediamo come gestircelo. Un'estate scrap. Beh, non sarebbe malvagio, no? Il corso, vi dicevo, durerà tutto il giorno. Mariella mi diceva che pensava di fare un qualcosa che si potesse finire entro le 4, 4 e mezza, 5, di modo che ognuno possa andare via, scusate, con il progetto finito. Fissiamo il numero massimo di persone a 50 per corso e andiamo lì di blocco in blocco. Luglio, secondo me, diventa già un pochino più difficile per una serie di incastri, però vediamo. Lasciamo che Mariella faccia il progetto, lasciamoglielo fare con calma. È aperto a chiunque, assolutamente. I corsi di Mariella sono i progetti che facciamo io e lei durante il live. Se riesco a farli io in piedi, con lei che mi detta le istruzioni da Zoom, con la Germana che disturba e tutto il resto, secondo me sono adatti assolutamente a tutti.
Non vi preoccupate, no worries. Mi avete già detto non il primo weekend di giugno, quindi me lo sono annotata. Potrebbe essere fine maggio, la seconda data, o a seguire poi a ruota dopo l'11 di giugno. Vediamo. Vediamo un attimo. Intanto l'hotel si sta organizzando per poter proporre delle alternative a mariti, figli, compagni, fidanzati per impegnarsi durante la giornata in quel di Rivoli, in quel di Torino, comunque con eventuali escursioni piuttosto che gui visite guidate, cose del genere, vediamo che cosa ci propongono. No, non si abbina, no, questa non si abbina ai tuoi sogni nel cassetto, no, assolutamente no, sono proprio due, sono molto diversi, questi sono colori molto 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 vibranti che virano tanto sul fucsia. Adesso apro tutto. Allora, questa carta qui non c'entra niente, ma si sposa bene. Adesso poi vi faccio vedere. Allora, la collezione, quello che trovate online, giusto, giusto che mi richiamate l'ordine, è questa. Madre mi ha lasciato un kit non aperto, c'è un errore di battitura sulla copertina che adesso correggerò, però tiriamo fuori le carte, voilà. Allora, questa collezione nasce come sei carte, poi col fatto che Mariella l'ha scelta per fare il corso, ho aggiunto due carte basic. Sulle due carte basic, non chiedetemi per quale motivo, non è uscita in stampa il numero. Ce ne siamo accorti adesso che le abbiamo confezionate, comunque adesso poi vi racconto tutto. Allora, molto grafica, molto colorata. Ah, tra l'altro vedo anche qui che non è stata tagliata come volevo, vabbè, non importa. L'idea era di dare questo collage di immagini. Questa carta qua io l'ho pensata assolutamente per poter ritagliare tutto qui e poter mettere una foto o un collage di foto, oh, che mi balla, può essere una foto o un collage di foto qui dietro, nel senso che la mia idea era questo. In realtà la possiamo anche tagliare perché mi preoccupo di quello che mi dite. Certo, qui tagliamo un pezzettino di petalo, però secondo me si può comunque. La potete tagliare in due, la potete anche tagliare qui, si taglia benissimo in quattro. Non vi preoccupate, è assolutamente tagliato. È un lò praticamente fatto, brava Samantha, io l'ho pensato proprio così. In realtà io l'ho pensato per poter ritagliare qui dietro, che mi sembrava molto molto carino. Poi ho ripreso ovviamente i colori. Questo è un azzurrino polvere chiaro 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 chiaro. Questa è una delle basic, che in realtà è o la 5 o la 6, no, questa è la 6 e la 7, questa è la 6, no, questa è la 7, questa è la 8, scusate, sono messe in un ordine strano. Ok, questo è un pattern, questo lo possiamo tagliare tranquillamente. Le prime edizioni con gli errori, sì, qua c'è questo taglio qui doveva essere a filo qua, ma adesso questo e questo poi li sistemiamo, il resto. Qui in realtà ho lasciato la rosa dietro, voi mi direte, sembra un errore, però questo in realtà è fatto di proposito, perché ho pensato che qualcuno volesse ritagliare proprio tutto e la rosa dietro, boh, mi sembrava che potesse avere più senso avere tutto il bordino così, ed è il motivo per cui solo questo fiore qui è davanti. Quello è fatto apposta. Un legno Tiffany, non ce l'avevo ancora, un legno Tiffany così. E poi vabbè, sapete che ultimamente mi diverto a fare le composizioni di fiori, così come vi ho fatto vedere quella del matrimonio, potevo non fare questa, questa è bellissima, questa la possiamo usare come volete. Questa si taglia come volete, si fustella, si taglia, si strappa anche, perché c'è anche quell'opzione lì. Questa è la carta delle tesserine, quindi abbiamo una, due, tre, quattro, 5. Questa è la carta delle tesserine di cui sono molto orgogliosa, mi piace molto. Questa è una 4x6, anche questa se volete la potete ritagliare, altrimenti può rimanere così. Questa è una tesserina col bannerino che scende in giù così, anche questa è una tesserina, anche questa. Questa l'ho pensata, a parte che è carina così, piegata in due e sulla piega, prima di piegarla, ho pensato di ritagliare questa rosellina di modo che venisse in fuori. Adesso poi ve lo faccio vedere. Si dice di proposito, sì, io li ammetto i miei errori, le cose che faccio di sfuggita le ammetto sempre, lo sapete. Poi altre sono di proposito, ma voi non mi credete mai. Poi c'è questa tesserina qui, questi bannerini mi sono piaciuti molto, ho trovato questa forma che era un pochino diversa dal solito, allora le ho messe poi anche nel die cut. Allora, questo centrino qua me l'avete già chiesto come fustella, sto cercando di capire se è trasformabile in fustella.
Vediamo, nel senso che potrebbe essere complicato, il fornitore potrebbe maledirmi. Brava, giù, sì, la TSO un po'. Però potrebbe non essere male. Ci provo, mi faccio fare un campione, perché effettivamente un centrino non ce l'ho, tra le fustelle ce ne sono tante fustelle che non ho, quindi insomma abbiamo ampi spazi di ampliamento. E poi c'è questa tesserina qua, che è un 4x6, con questo quadrato centrale. Anche questa, volendo, la potete tagliare a metà e avete due elementi. Possono, no, esatto, no, scusatemi, perdonami. E queste sono le basic che, poverelle, poverelle, sono state aggiunte dopo e non è venuto fuori il numero. Non chiedetemi perché, non lo so. Non lo so. Comunque, questa è la 6, no, questa è la 7 e questa è la 8. Sono due colori neutri e in realtà, quando ragionavamo con Mariella sui colori basic, le ho fatto vedere questa, che è la 128 dei My Tool Test di luglio dello scorso anno, scusatemi, che è perfetta come tono. Quindi se qualcuno la volesse, perché poi alla fine i gusti, quando sono gusti, vanno a parare sempre lì. Quindi se volete anche un colore un po' più fuoco, come mai ho tutto così, mi sembra tutto così buio. Ah, perché ho questa roba qui che mi fa un sacco d'ombra, ma pensa a te. E dove lo spostiamo questo cestinetto? Aspettate un secondo che riparo un attimo a una situazione di luce e lo spostiamo a terra. Opla, così domani inciamperemo tutti qua perché mi dimenticherò di... Guarda che cambio! Madonna. Vabbè, lasciamo così, va bene. Allora, dicevo, se voleste anche un colore un po' più acceso, questo qui dei Taste di luglio dello scorso anno, che è la numero 128, poi magari ve lo scrivo, si sposa benissimo. Quando i colori, poi alla fine i gusti sono quelli, i colori su cui vado a parare, alla fine sono sempre gli stessi. Tagliare a metà, sì. Poi... Questo qui però poi lo correggo perché questo effettivamente non era così che doveva venire. Due carte da rivestimento. Non ho fatto il verde, Romina, perché ho pensato che potesse andare bene al posto di un verde basic, quindi tutto solid, che potesse andare bene il legno in sostituzione di un basic, per non fare troppe... Cioè questo mese vi massacro perché adesso arrivano le fustelle delle scatoline, arriva la fustella della balenottera sempre per la festa della mamma, arrivano l'erba, le nuvole, il cancelletto, arriva un'altra sorpresa, poi arriveranno le foiling plates, ci sono altre due collezioni che dobbiamo presentare, insomma diventa impegnativo, diventa un filo impegnativo, un filo, un filino. Quindi due carte da rivestimento della 128, se non sbaglio c'è anche la carta da rivestimento dello stesso colore, quindi volendo potreste usare quella. Poi abbiamo le paillette di cui sono veramente molto orgogliosa, sono bellissime. Questa adesso è una confezione di cui ho preso lo scarto, quindi vedete tanto. Non c'è proprio una bella illuminazione. Aspettate un secondo però. Se faccio così, a little bit better, ma non ci vedo, mi acceca questa roba. Proviamo. Meglio? Voi mi vedete meglio, così mi abbronzo proprio. Madonna, no, io così non posso stare, scusate. Devo trovare una soluzione per le luci che sia un filo meno powerful. Opla! No, perdonatemi, ma non ci leggo. Le carte da rivestimento sono 145 grammi di una carta martellata, che sono molto ricche di cellulosa, quindi sono molto elastiche. Difficilmente si strappano, quello che può succedere, essendo una stampa digitale, è che alcuni colori tendano, grattando, quindi apri e chiudi, a venire leggermente via, ma è dato dal tipo di stampa che viene fatto. Tipo quelli della Greenery con le rose. Non l'ho previsto per ora, però vediamo. Carte, puoi mettere carte, cioè dovrebbe esserci una categoria se vai in esclusiva tra le carte che ti fa filtrare quelle in tinta unita. La 128 è qua. Ma questi non sono i die cut giusti, mi sono presa i die cut sbagliati, scusate, sono questi i die cut, quelli erano quelli di giugno, maggio, giugno, li ho tenuti così sul tavolo. Questi, mamma, bisogna tirarli fuori però, mamma,
Questi bisogna tirarli fuori che domani ci servono. È perfetto. E queste sono le paillette. Nelle paillette c'è un po' di Tiffany, un po' di trasparente. Ci sono un paio di queste qui color sabbia. E ci sono, aspettate che volevo farvele vedere su un qualcosa di bianco. Guardate, ci sono dei jewels sia trasparenti, cioè sia sì, trasparenti che rosa, e poi ci sono i cuoricini. Questa misura qui dei cuoricini fucsia. La metto la 128. Ve la metto tra i prodotti della collezione, coordinabile con la collezione, se volete, così vi salta fuori mentre con la ricerca. Sì, no, quando mettiamo online il corso comprenderà la quota di partecipazione e il kit, non vi preoccupate. È che non so ancora di preciso quanto sarà il costo del materiale del kit, qui ovviamente dovremmo poi aggiungere la sala, il compenso dell'insegnante, delle persone che saranno lì, però secondo me staremo tra i 50 e i 55 euro come costo del corso di tutta la giornata. Però ragazze, è una stima, sapete che io con le stime non è che sono proprio ferratissima. Finché non vediamo il progetto non è facile farvi un costo, un computo del materiale e quindi anche di quello che è il costo del kit che comprende partecipazione e materiali necessari. L'unica cosa che dovrete portare saranno ovviamente taglierina, forbici, colla, righello, biadesivo, matita. Adesso vediamo che cosa servirà, però tendenzialmente non vi servirà altro. Se ci saranno da fare fustellate o qualcosa di particolare, cercheremo di farlo trovare tutto pronto all'interno del kit, perché altrimenti diventa veramente un po' troppo impegnativo durante il corso fare anche quello. Immagino che questo primo corso, dopo così tanto tempo che non ci vediamo in presenza, sarà anche dedicato abbastanza alla chiacchiera, no? A ritrovarci, quindi lo prendiamo senza stress. Non so se vi piace l'idea, ma allora io qui ho questi due che sono gli enamel con i colori sbagliati, ce li teniamo qui. Allora apriamo i die cut. Da 50x60, ma non credo che vi servirà il tappetino da taglio. Non credo che vi servirà, ragazze. 50x60 forse è un po' grande, sì, però io non credo che vi servirà. Adesso lasciamo che Mariella lavori senza pressioni. Il kit per rilegatura, chi lo sa? In realtà chi ce l'ha, se dovesse servire a rilegare qualcosa, ovviamente lo può usare, ma l'abbiamo sempre fatto tutti anche senza, si può continuare a fare anche senza, tranquilla, non vi preoccupate. In anticipo misure, sì. Cercheremo di darvi tutte le informazioni possibili e immaginabili in anticipo, appena Mariella farà il corso. Spero che non ci stia guardando adesso, perché ansia. Allora, guardiamo un po'. Vi ho messo una cornice intera, che ho pensato che potesse essere carina da mettere. Allora, li metto qua, perché forse mi sa che non riesco a tenerli tutti. Forse sì, dai. Allora, dunque, cornice. 9 ore di viaggio, no, ma da te non ci sono 9 ore di viaggio, Tiziana. Non banfiamo, non sono 9 ore, saranno 4. Bannerini, clip, etichette, ho messo degli angoletti delle foto, ci sono tanti fiori, non li ho contati, centrini, ce ne sono un paio. Sì, credo che sarà necessario fare la fustella. Ah no, questo è proprio così. Ci sono i bannerini, foglie. Le foglie di questa collezione erano sul nero. Mi è sembrato bellissimo. Rende tanto, perché questa è una collezione, non è acquerellata, è molto molto grafica. Quindi insomma mi è piaciuto molto e li ho lasciati, non ho cambiato il colore. Ma allora, se avete un viaggio tanto lungo da fare, vi consiglio di prendervi magari anche un giorno in più e di visitare Torino, che comunque è sempre molto bella. Anche Rivoli è molto bella, però siamo a un tiro di schioppo da Torino, quindi vale sempre la pena. Anche questo ve l'ho pensato come elemento per fare i cluster. Ah vabbè, andate e ritorno, sì, per carità. Ma il ritorno non conta. Etichette.
etichette. Da Bologna in treno sono circa 2 ore, 2 ore e mezzo, lo so perché ci passo spesso, cioè ci passo spesso mi sembra esagerato, però mi capitava spesso di passare di lì quando andavo in giù, quindi... No, no, ma guarda, qui non, purtroppo non posso far trasferire nessuno, non c'è spazio, adesso che c'è la collezione del matrimonio, che sono 2 pad, non so neanche dove collocare me stessa, quindi figuriamoci. Così. Questo l'ho lasciato come cluster, che mi sembrava molto bello. Bannerini di varie dimensioni, di varie forme. Il foliage che ci serve sempre, gli angoletti. Questi fiori mi piacevano molto, sono molto diversi da quello che ho sempre scelto fino ad ora, ma mi avevano colpito così tanto. E via. E questi sono i die cut. Allora, intanto questi me li sposto un secondo qui. E in aereo 1 ora. A volte in realtà è più conveniente l'aereo che non spostarsi in treno. Bisogna vedere da dove siete e che tipo di offerta trovate con l'aereo. Vi giuro che cercherò di darvi i dettagli il prima possibile, di modo che possiate organizzarvi con tutta calma. Ripeto, era inatteso tutto questo entusiasmo, ne sono assolutamente felice, però mi manca un pezzo di organizzazione che adesso sto recuperando. Piano piano, little by little. Sono 68, brava, grazie. Tranquilla Nicoletta, di questi ne abbiamo in abbondanza ed è tutto abbastanza facilmente replicabile anche se li finiamo, non vi preoccupate. I die cut ci mettono circa 2 settimane se dovessero finire, ma insomma. Uno swap tra partecipanti è un'idea deliziosa, sì, perché no? Why not? Attraversare Corso Francia senza prendersi una multa è interessante. A seconda di dove sei potresti passare da dietro, anche se in realtà ho provato ad andare in stazione a Fermi dalla metropolitana di Collegno qui passando dai paesi dietro e ho dovuto mollare la macchina e andare a piedi a un certo punto, quindi vabbè. Allora, dunque, farei un midorino. Cosa ne dite? Adesso che ho visto questo non riesco a vedere altro. Vabbè. Allora, il midorino lo farei con questa copertina qua. Allora. Dunque, ma per quanto riguarda le soluzioni viaggio, se avete qualche spunto, suggerimento, postatelo sul gruppo. Noi non riusciamo a prenderci in carico anche la parte di organizzazione dei viaggi da collettare insieme, perché capirete che diventa veramente un po' complesso. Quindi se qualcuno vuole organizzarsi e venire su insieme, se qualcuno ha spunti, suggerimenti, condividete tutto sul gruppo, assolutamente con piacere. La soluzione di viaggio, di spostamento, di alloggiamento anche, è ovviamente tutta a vostra discrezione. Noi vi diamo una soluzione per quella che può essere la questione del prenotamento, dell'eventuale soluzione. Di che cosa fare qui, di che cosa far fare qui ad eventuali accompagnatori. Però per quanto riguarda il viaggio sentitevi liberi di gestirvi come preferite, insomma. Allora, prendiamo questa carta qua. Allora, aspettate che spostiamo tutto qui dietro. Ho il computer sotto la carta, mi dimenticherò che c'è il computer sotto la carta, quindi a un certo punto non troverò più il computer e sarò una donnina disperata. Vabbè. Allora, dunque, tagliamo via la cimosa, questa è la carta numero 2, vi ripeto, la 7 e la 8 non è venuto fuori il numero, non chiedetemi perché, la 8 è quella più aranciata, più rosina e la 7 è quella un pochino più tortorina. Allora facciamo un midori di una misura classica direi, facciamo un 10x21, quindi in realtà a me servirà un midori 21x20, posso valutare di fare la copertina un pochino più larga di modo che le pagine non fuoriescano. È un azzurrino, sì, è un azzurrino, è un carta da zucchero, tenue. Allora facciamo un 21,5x20,5. Lo pieghiamo a metà sul lato da 20,5, quindi è un 10,2 più o meno. Questo non mi serve per piegare, ho sbagliato attrezzo. Dove sei? Qua. Okay. Questa sarà la mia copertina. Così. Perfetta. Allora,
servono le pagine dentro. Questa carta qui è sempre la 260, quella carta delle carte pattern è sempre 260, le carte da rivestimento sono 145 grammi. Da corso alla sono più accettabili, sì. Corso Francia qui è diventato un cantiere a cielo aperto, non si capisce, vabbè. Allora, devo fare le paginette interne. Per le paginette interne farò un mix di carta per la stampante, quindi più leggera. Volendo potresti usare anche una 90, generalmente quella della stampante è un 80 grammi, perché più andiamo a mettere spessore, più poi è difficile fare la pinzata nel punto giusto e tenere uniti con i punti il nostro Midori. Questa qui è la misura abbastanza classica. Le pagine interne le farò 10x20. No, scusi, sì, 10x20, quindi dovrò tagliare dei, anzi facciamo anche 21 perché ho fatto 21, facciamo dei rettangoli che saranno 20x21, perché qui abbiamo lasciato mezzo centimetro in più, di modo che non si veda lo sbordamento della carta, termine tecnico. Prendiamo qualche foglio di carta da stampante, ne prendo qualcuno insieme e taglio. Qui è praticamente 21x20. Questi vanno piegati a metà. Adesso deciderò come intervallarli, ma per ora faccio la piega. Vedete che qui ne vengono fuori sempre, ne viene sempre fuori qualcuno. Questo qui, cioè, con lo spessore ovviamente non si allineano perfettamente. Questa è una cosa che solitamente si sistema con il cutter. Io se inizio a tagliare col cutter trancio via 2 cm di carta, quindi intervallerò le carte pattern da queste normali di modo che non si veda questa cosa. Allora, poi scelgo tra le altre carte. C'è la possibilità del Museo Egizio. Sì, però Tiziana, al Museo Egizio ci possono stare quasi tutto il giorno. Quel Museo Egizio è praticamente in centro, è dietro Piazza San Carlo. Quindi lì c'è la Rinascente, lì dietro, per dirti. Ci sono un sacco di cose da vedere lì. Quindi potresti avere la giornata absolutely free. Come la vedi? Perché il Museo Egizio è proprio in super, super, super centro. A piedi raggiungi la Mole. Per dire, così lo dice, il Museo del Cinema, potrebbe essere molto carino il Museo del Cinema se nessuno soffre di vertigini. Allora, altra carta, mi sto distraendo. Allora, sicuramente voglio un po' del legno. Voilà. E facciamo sempre un'altezza di 21. E a questo punto però decido che magari una delle due alette non voglio che sia proprio 20, proprio come si dice, della stessa misura delle altre pagine. Quindi prendo il mio bulino, faccio una piega a 10, che è la larghezza dell'altra pagina, della pagina standard, e poi taglio per esempio a 17. Quindi quello che avrò sarà questo. Non voglio prole al seguito. Li rilasci lì tutta la giornata. Potrebbe essere un'idea, però, vedete, poi li intervalliamo così a seconda di come vogliamo e ci ritroviamo con questi elementi che sbucano fuori. Questo lo mettiamo qui. Poi vorrei la carta. È in viaggio il kit da rilegatura. Se tutto va bene, arriva domani che lui. Facciamo anche questo 21, questo lo facciamo della larghezza standard, quindi tagliamo a 20 e facciamo una piega a 10. Devo cercare di non creare eccessivo spessore, perché altrimenti poi diventa difficile da rilegare. Il mare qui non c'è, no, quello ci manca, così, vedete? Così, che comunque continua, nonostante il mezzo centimetro, a essere un pochino al limite. Se dobbiamo poi rifilare, lo facciamo prendendo le pagine e sfilandole proprio di un paio di millimetri prima di chiuderle, che credo che a questo punto si renderà necessario. Va bene, prendiamo ancora un'altra carta, che potrebbe essere la Basic. Io quasi quasi userei questa, che è la 8, e farei
una striscia non alta 21, ma diciamo che potremmo lasciarla alta 15. E sempre 20. E quindi abbiamo una paginetta che ha una altezza diversa. Che possiamo intervallare, mettere per esempio qui e qui avere ancora questo. Potremmo farlo anche tutto di carta pattern, ma diventa un po' complesso. Vedete che sbuca fuori. Poi mi piacerebbe mettere all'interno una taschina fatta con la carta da rivestimento. Guardate, proviamo, perché non l'ho provata questa cosa, ma allora proviamo a tagliarci un 23, no, perché mi serve anche il pezzo da piegare, quindi potrebbe essere 10, invece di 20 potrebbe essere 40, non ci sta, ma in realtà qui magari ci sta anche, sì. Allora, facciamo in un altro modo, perché ho intenzione di fare una cosa che ho visto fare a un corso dalla Simple Story su un milione di anni fa, vediamo se mi ricordo. Allora, teniamoci la nostra altezza, l'altezza buona ce la teniamo a 21. Adesso vi faccio vedere che cosa intendo. 21 è qui. Allora, adesso togliamo i bordini bianchi. Io avevo anche una riga più grande qua. Così. E togliamo tutto il bordino. Poi all'altezza che avevamo definito, che è segnata di qua, 21 qua. Guardate, io mi allineo al piano di Tim così e taglio. Dovrò tagliare un po' per tutta la lunghezza. E ho finito il piano di Tim, quindi ho fatto un bel foro. Vabbè, non sarà drittissima, ma non importa. E intanto state parlando delle attrattive di Torino. Allora, in questa cosa qui io vorrei piegarla a metà. Allora, innanzitutto copriamo questo. La tagliamo a 40. C'è il motorbilla di da qualche parte. A 40, così. Poi facciamo una prima piega a 20, così l'abbiamo divisa a metà. Questa è carta da rivestimento, quindi è più sottile. Vado piano. Così, adesso queste le devo piegare ancora a metà, perché farò delle taschine. Adesso vi faccio vedere. Quindi in realtà devo fare una piega a 10 qui. Ho fatto una piega 30 oppure lo giro e facciamo così. Allora, in realtà questa cosa che ci hanno fatto fare al corso di Simple Story serviva per fare un porta journal, quindi in realtà questa taschina veniva fatta più grande della copertina del journal e il journal si inseriva dentro. Io invece voglio che questa sia una taschina. Devo andare un pochino a sfilare qui e farò dei tagli così, di modo che questa risulti una taschina che poi decoreremo. Adesso mi segno dove farli questi tagli, per esempio. Allora, intanto togliamo da qui 2 millimetrini, che così non ci danno fastidio nella giuntura. Ok, poi una volta che ho questo, devo decidere da che punto a che punto me lo segno con un rughello. Aspettate che prendiamo l'altro. Allora, prendiamo una penna.
diciamo che potrebbe essere qui 10 centimetri, no, anche meno, 8, tipo fino qui, che potrebbe essere un 14, così abbiamo delle misure, ok. Faccio la stessa cosa qui, me li segno e poi uso la taglierina per fare il taglio. Ok, stanno a casa nel loro habitat. Ok, potresti anche farli sbattere, magari ti fanno tornare un'altra volta, non so. Torino è bella, ti giuro. Allora, dobbiamo innanzitutto tagliare qui fino a quel punto, quindi dal basso fino lì. Ok, e poi mi posiziono, se riesco così bene, se no lo farò col righello e il cutter, metto i due punti sulla mia linea da taglio e poi semplicemente taglio così. Perfetto. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Questo pezzo qui potrebbe servirci da un'altra parte, quindi non lo elimino. Taglio fino lì, ok, e poi ripiego questi bordi e faccio questo taglio in diagonale, allineando i punti sulla linea da taglio. Non l'ho proprio allineato benissimo, va bene lo stesso. E qui l'ho anche un po' strappato, quindi li tacconeremo violentemente anche se ci mettiamo qualcosa. Allora, questo sarà il risultato, che volendo potrei anche girare così, in modo che la pagina sia così. Posso averla in entrambi i modi, io vi direi che a me piace così e potrebbe essere inserita all'interno di questo elemento così. Questa è una carta un pochino più leggera, quindi in realtà la carta da rivestimento è una buona alternativa da usare nei Midori. Così. Adesso non sei convinto della bellezza di Torino? Era solo capitale d'Italia, insomma, penso che abbia un sacco di cose da far vedere. Sicuramente per intrattenere per una giornata compagni, mariti, figli, secondo me ce la può fare, sono fiduciosa. Vedete, rimane così. Devo solo decidere se non... Aspettate che proviamo a girarla. Magari ci piace di più. È uguale. Boh. Non so. Potrei però sfruttare questa cosa qui e metterla qui così, come sequenza, sto studiando le stesse, sì, potrebbe essere una cosa così, perfetto. Ok, tutti questi dovrò rifilarli, perché guardate, se lo faccio col cutter, l'alternativa è tagliare un'altra copertina, ma se lo faccio col cutter finisco per tagliare via 2 centimetri di Midori e non ha senso. Allora, direi che come pagina all'interno ci siamo già... siamo già abbastanza ricchi. L'unica cosa che mi piacerebbe aggiungere magari sarebbe un pezzettino di vellum, che potrebbe essere una cosa molto carina, o anche l'acetato. Aspettate che questo lo fermiamo un attimo, così non mi occupa, così vediamo se nero per sì. Ho un pezzo di acetato di vellum qui che tagliamo a misura della Sacra di San Michele, sì, però bisogna andarci bacchina assolutamente, oppure è una scarpinata importante. Io l'ho fatto una volta dalla parte della Via Crucis, non lo farò mai più, cioè, pensavo di lasciarci lì i polmoni. È molto bella, però con la ghigliottina dipende dalla ghigliottina, perché non tutte ti tagliano tutti questi fogli e questo spessore di fogli insieme, quindi si rischia di masticarla e quindi no. Chiedimi perché lo so, cioè, ti parlo di vita vissuta. La sacra è molto bella, c'è questo scalone dei morti, io soffro un po' di vertigini, quindi mi dà un po' una sensazione strana, però è molto molto bella. E adesso direi che basta aggiungere pagine. E anche basta piegare male. Vabbè.
così. Ok, perfetto. Allora, dovrò rifilare sicuramente tutto. Quindi adesso su questo lo faccio già farlo. Gli togliamo, ma guardate, io gli toglierei mezzo centimetro e siamo a posto. Quindi invece di farla di 20 centimetri avrei dovuto farla di 19. È praticamente un trasferimento, Giulio. Però sì, si fa, si fa. Ve ne dice una che non sa viaggiare leggera. Anche la scarpina, beh, guarda, la scarpinata è molto bella, se il tempo è bello, a giugno lo sarà, è proprio bello, c'è una visuale della valle incantevole da lì. Io l'ho trovata faticosa, ma forse noi abbiamo fatto la scarpinata dal lato peggiore. Se si è in macchina, si fa un bel pezzo in macchina e poi c'è l'ultimo pezzettino a piedi, che è assolutamente possibile. Vi giuro, un tempo io uscivo, un tempo. Ritorneranno quei tempi, devo solo gestire un paio di beghe di quest'anno e poi posso tornare a respirare. Così. Allora, questo non c'è bisogno di sfilarlo. Adesso prendo tutti i vari pezzi e li sfilo di mezzo centimetro. Così. Sono pronti. Lasciateli a casa. È questo che non lo possiamo sfilare. Speriamo che, insomma, non ci siano problemi. Vabbè, potrei anche sfilarlo e riattaccare tutto, però mi sembra un po' una roba. Allora, anche qui mezzo centimetro. Questi sono i tacoon, perché se uno si programmasse bene non sarebbe necessario. Ma non sapete che io programmarmi bene non è esattamente nei piani. Potrei portarmi una cosa che di sicuro non puoi spedire. Adesso mi hai messo la scimmia addosso. La curiosità, io sono una personcina curiosa. Ups. Così. Il vellum l'avevo già sistemato, quindi il vellum lo posso mettere qui in mezzo. Anche Superg è bellissima, sì. Ok, è abbastanza accettabile. Superg ci sono stata tantissimo tempo fa, è molto bella. Se non patite di vertigini, vi consiglio il Museo del Cinema. Salire sopra la Mole è una visuale di Torino dall'alto che è bellissimo. Io patisco tanto le vertigini e per salire sopra, nel terrazzo sopra, c'è un ascensore totalmente trasparente, totalmente, che è situato al centro della struttura della Mole. Io ho un po' di ansia, non amo particolarmente, l'ho fatto un paio di volte nella mia vita, mi sembra sufficiente come cittadina di Torino. Basta, fatto tre volte almeno, boh. Cioè, sufficiente. Il castello di Rivoli ha una mostra, ha sempre delle mostre di arte contemporanea bellissime ed è molto bello anche il castello. Sì, è proprio sopra di noi il castello. Ah, dicevo, come fa a saperlo? Perché Alessia vive qua. Io sono andata al liceo vicino al castello, quindi cioè, il castello mi esce dalle orecchie. Allora, allineiamo bene questi e vediamo se come sequenza mi piace. Poi abbelliremo e quindi non si chiuderà più. Questo è il vellum e qui c'è la carta. Quasi quasi potrei pensare di spostare questo qui, così. Anche alla palazzina di caccia non sono mai andata. C'è la Reggia di Venaria che è meravigliosa. È meravigliosa, quindi se vi capitasse. Allora, adesso qui arriva la parte difficile in cui io di solito faccio sempre un po' di pasticci. Bisogna allineare lungo la piega tutti i nostri pezzi di modo che siano poi pinzabili tutti insieme. Una settimana. Ma Giorgio, tu tra l'altro non sei qui. No, forse non sei qui vicina, mi sto confondendo con qualcun altro. Allora, pinziamo e pinziamo. Ok. Allora, i midori si possono rilegare in n modi, così. Io userò la staple board.
potete fare i fori e usare il filo, potete usare le pinzatrici, quelle da ufficio, quelle super potenti, potete fare una rilegatura lungo tutta la spina, potete mettere, fare semplicemente due fori e mettere un unico nastro stretto che vi fermi tutta la struttura di Bologna. Beh, però Bologna, insomma, hai grandi belle cose anche lì. Allora, io userò la staple board. Allora, aspettate, di cui ho ritrovato solo due pezzi, ma insomma, giuro che ho anche l'altra, va cercata con calma, not today. Allora, questa ve l'ho lasciata ordinabile sul sito perché adesso è finita. Esistono diversi strumenti per la rilegatura con la pinzatrice. Questa ha tre misure, è un piano magnetico, quindi in realtà è molto comodo perché vi tiene ben ferma la struttura che dovete pinzare. Ora, noi abbiamo un Midori che è piuttosto cicciotto, quindi non è detto che io riesca a rilegarlo al primo colpo, ma si spinzano tranquillamente e semplicemente si rifà la pinzata. La large è un po' troppo grande, la large ha una pinzata, ha un punto di spillatrice veramente grosso. Io userò la medium, la small tanto non c'è, non l'ho trovata, che comunque sarebbe stata troppo piccola. Si toglie il supporto magnetico, si deve spostare questa rotella per indicare quale punto si andrà ad usare e noi lo lasciamo sulla M perché usiamo la medium. Andiamo ad allineare questo qui. Aspettate. Tu vai così, vero? E così. Perché non ti appiccichi? Aspettate. Perché non si sta... Ah, guardate! Non ho parole. Queste sono le mie calamite? Sì, no, allora perché non ci appiccichiamo? Perché è così. Allora, allineiamo lungo questo bordo qui. Dovrebbe essere. Vedete? Lui si ferma in automatico, diciamo che io farò il primo punto tipo qua, non lo tiene fermo, ma un po' me lo immaginavo perché è veramente spesso. Vedete questa linea qua, queste due freccette, sono quelle che vi indicano dove andremo a pinzare. Vedete? Questo Midori ha tanti strati, quindi non tiene. Al contrario, dovrebbe essere giusto così. La riga, perché poi la... Dovrebbe essere giusto così. Vabbè, al limite spinziamo, ragazze. Proviamo, non sono certissima che si riesca. Allora, io adesso ci salto sopra. Dovete sentire un clack, che è la chiusura. Forse voi state ancora vedendo come ce l'avevo messo prima. Il punto dovrebbe essersi chiuso. Ah, è questo che intendevate, certo. La posizione è perfetta. È che tutto è al contrario. Ma non vi preoccupate perché adesso noi questo lo spinziamo. E che ce l'ho? Ero talmente concentrata sull'allineamento. Sì, no, ma ho capito. Adesso lo togliamo, però volevo solo farvi vedere come allineavo bene. Sì, no, ma infatti ho visto. Tutto a posto. Però l'ho allineato benissimo. Brava me. Au contraire, però. Sì, va assolutamente al contrario. Questo è uno dei momenti come non dovete farlo. Anche cucirli. Io non sono brava a cucirli e quindi non lo faccio mai. Scusate, adesso ho tolto il punto. Adesso rigiriamo e rifacciamo. Eravate attente, sì. Sì. Allora. Allora, spostiamo questo qui. E spostiamo questo qui. Perché non mi stai più? Perché sei così. Ok, quindi perché adesso non ti fissi più? Ok, più o meno. Ci riproviamo. Magari però così, cioè allineare. Qua devo proprio toglierlo, però aspettate che lo fissiamo qui. Ok, allineiamo bene qua, così e così. Ok, più o meno la linea dovrebbe essere quella giusta.
Però ho già sentito che non è andato. Quando non sentite il clack è perché il punto non ha preso bene. Ci riproviamo. Solitamente quando non prende bene è anche molto facile da togliere. Ora dovrebbe essere andato. Ok, mi sposto questo e mi risposto. Più o meno, non ho misurato, però così vado, dovrebbe essere andato. Ok, allora con questa carta il rischio è che a questo punto, vedete, faccia questo, che qui un pochino si strappi. Un trucchetto è mettere una fascia che copra. Perché se usate il punto più grande, io adesso ve lo faccio vedere il punto più grande, ma è veramente, cioè potrebbe passare questo. Non sono mai riuscita a rilegare niente con questo qui, perché è troppo grande. Ho anche una di quelle pinzatrici d'ufficio per uno spessore molto più elevato di questi, ma non mi consentono di vedere bene dove sto pinzando, quindi 99 su 100 la pinzata non va bene. Cioè, vedete quanto è grosso? Vabbè, adesso magari sul vegetale è un po' impensabile riuscire. Vediamo se. Tanto non chiuderà neanche questo perché è troppo spesso, ma non so con che tipo di spessore usarlo, non sono mai riuscita ad avere una bella resa perché è veramente enorme. Cioè, guardate. È proprio enorme, enorme, enorme. Quindi di solito uso sempre la S, che sarà da qualche parte, e la M, che chissà dove sono finite. Ramanerò in uno dei cassetti prossimamente. Allora, poi deciderò come chiuderlo, se metterlo in una bustina. Però ad ora il Midori, vedete qua, non l'ho neanche centrato benissimo. Ah, vedete, non sono centrato. Vabbè. Me lo tengo io, non sono particolarmente centrate. Quando ho spostato le mollette, devi girare sotto. Ah, beh, sì, la pinza. Già, avete ragione, non ho girato la parte sotto, però vi assicuro che anche quando l'ho fatto, non sono mai riuscita a chiudere nulla perché è tanto spessa e quindi in realtà stava sempre tanto male. Non so se l'hanno pensato per pinzare tipo copertine rivestite, boh, perché è un numero molto alto. Adesso lo giro che così vi faccio vedere. Pinzare un numero molto alto di fogli, secondo me il magnete non tiene, almeno a volte ho provato, ma non c'è stato verso. Adesso ve lo faccio vedere con la rotella girata, così intanto che lo faccio arrivate. Non è chiuso benissimo lo stesso, vedete? Però guardate quanto è spesso. Mi sono punta con una se io mi sono fatta del male con una serie di attrezzi, ma ciò non significa che debba succedere anche a voi. Io sono particolarmente impedita e questa è un'altra storia. Allora, qui facciamo che incollare le nostre alette. Avrei anche potuto, ma dato che ho deciso all'ultimo le misure, avrei anche potuto fare delle alette che si incollavano, ma in realtà a me basterà fare questo. E la incollo così. E faccio la stessa cosa di qua. Così. Allora, per prima cosa mi preoccupo della copertina. Sulla copertina sarebbe carino fare una fascia e mettere un fiorellone qua. Questa fascia posso farla in diversi modi. Posso usare un nastro, usare una carta da rivestimento, potrei usare un pezzetto della carta da rivestimento rimasta, ma la parte di carta di rivestimento rimasta ha un senso del legno che potrebbe disturbare molte persone, quindi non lo faccio. Potrei usare un pezzo di questa patterned e fare una fascetta, ma secondo me forse l'effetto migliore è o con una di queste carte in punta unica, di cui dovrei avere il pezzo avanzato qua, dove l'ho messo, qua sotto, oppure potrei prendere la 128, che secondo me è quella che si sposa meglio, sì,
Sì. E la bordiamo anche di bianco, vi dirò di più. Allora, tagliamo una fascetta di questa. Io in realtà vorrei una fascetta che faccia il giro, ma non ho una carta che misura 40 cm, perché questo in realtà è 21,5, quindi mi servirebbe una carta di almeno 43 più un pezzettino per girare, che ovviamente non ho. E allora che cosa faccio? La taglio in due pezzi, la unirò a un certo punto incollando e sopra la parte incollata metterò un taccuno, un abbellimento, una targhetta, un cerchio, qualsiasi cosa. Allora, diciamo che questa striscia io potrei volerla fare di un pollice e magari poi facciamo anche un pollice e un quarto, quindi circa 3,5 cm. Ne taglio due. Quello che dovremmo fare, e secondo me la cosa migliore è che poi giri di qua, è questo. Unirle qui, potrei anche non unirle, semplicemente piegarle. Sì, potrei anche solo semplicemente piegarle. Ah, no, guardate. Facciamo così. Da una parte mi lascio i 21,5, che sono quelli della, dell'altezza della mia copertina. Faccio una piega a 21,5, vediamo se funziona, se non funziona si è sempre in tempo e siamo abbastanza al centro e qui mi copre praticamente tutto, quindi qui posso lasciare così. Devo tagliare quindi solo un'altra striscia che mi copra questo, che qui poi si sovrapporrà, io qui metto l'abbellimento e siamo a posto, anche se non, beh, posso anche farla che gira dall'altra parte, in realtà poco mi cambia. Misuriamo così, solo per non che poi io ne tenga particolarmente conto, però 14 centimetri e tagliamo così. Questo lo faccio solo per avere esteticamente la piega qui dietro, perché poi anche questa la nasconderò così non si vedrà. Adesso le allineiamo, non vi preoccupate, vedete, sarà una cosa così. Qui potrei mettere uno dei centrini e dei fiori. Allora, incolliamo. Più o meno in the middle. Questo, se avete la possibilità, fatelo col biadesivo. Le parti che andrete a incollare qui sopra, se non sono sulle carte, ok, sulle carte spesse, sulle carte patterned, conviene farle col biadesivo, perché la colla potrebbe indebolire troppo la carta da stampante, che è molto sottile. Teniamo un attimo. Cercavo le mie pinzette che prima ho usato, chissà dove ho messo, vabbè. Il pois vince sempre, secondo me, non so voi come la vedete, ma il pois ha sempre quel qualcosa, no? Chissà dove le ho messe, vabbè. E lo mettiamo. Ok, intanto prendiamo il nostro ciotolino, questo già non si chiude più, fate voi. Poi, allora, i miei die cut, sono qui, non ero abituata a questo spazio. Ok, allora cerchiamo qui il centrino, quello più grande, che forse è questo qui, che può coprire tranquillamente, oppure se il centrino è troppo piccolo in attesa di avere la fustella, potremmo semplicemente anche tagliare un cerchio. Qui all'inizio volevo fare anche il bordino bianco, ma secondo me sta bene così. Oppure potremmo mettere lei, che riprende un po'. Ah, guardate, non è mica male. Prendiamo un bandierino di una... Ah, potremmo anche fare così. È un po' piccolo forse questo qui. Sì, è un po' piccolino, si perde. Aspettate che cerco il bandierino... Un bandierino di un altro colore, che potrebbe essere. Allora,
essere così. La corona di fiori mi sembra un po'. Sì, potremmo anche metterla. Fatemi vedere. Potrebbe anche essere, no, troppo in alto. Lì magari ci mettiamo due semisfere. Se avessi fatto fare, non volevo far fare i centrini troppo grandi perché poi occupavano troppo spazio nella, troppo spazio nella composizione dei die-cut e ci rubavano troppo ad altri abbellimenti. E quindi li ho fatti fare piccini, però possiamo anche lasciarla semplicemente così, è molto bellina. Allora. Questa la incolliamo su questa parte qui. Così vedete, copre completamente il cocoon. Avrei potuto usare anche una delle tesserine, sì, non ci ho pensato, adesso ho incollato questa. Adesso le tesserine comunque le taglio, che così ce le abbiamo a portata di mano. E qui metto un po' di spessorato. La copertina praticamente è fatta. Allora, prendiamo le tesserine che così non ce le dimentichiamo, perché ce ne sono alcune che si prestano perfettamente, sia come misura che. Allora. Così. Adesso vediamo cosa ci avanza negli abbellimenti. Ho sempre un po' il terrore conoscendomi, ho un solo pacchetto di abbellimenti, è sfidante questa cosa. Allora, tagliamo le tesserine, quindi tagliamo prima tutta questa fila qua. Così. Poi questa fila qui. E qui la dobbiamo tagliare. Ah, una di queste avrei anche potuto infilarla in mezzo, ma vabbè. Allora. Ormai l'ho incollato. Il centrino è un po' piccino, però non l'avevo pensato per una copertina, quindi va bene. Ok, tagliamo da qui questa e da qui la cimosa. Adesso taglio questa e vi faccio vedere cosa avevo pensato per la tesserina sotto. Questa si può usare così oppure si può ritagliare in modo che sia già un banner pronto col cluster. Questa è perfetta così. Questa, a cui adesso tagliamo la cimosa, l'avevo pensata così. Una piega. Non sto toccando il fiore, eh. Ok, adesso incido prima col cutter e poi eventualmente se ho lo spazio vado di forbice, ma l'idea era di fare questo. Su questa carta bisognerà ripassare un paio di volte, ma poi l'effetto un po' pop-up secondo me è molto bellino. Non l'ho provato, ma è la logica con cui l'ho disposta. Vediamo un po', sarebbe bello se riuscissi a infilare le forbici, ma allora, così, qui bisognerà ripassare un po' di volte, questa carta al 260 non è semplicissima da tagliare col cutter, ma si fa, eh. Se riesco, ma secondo me è troppo piccolo, altrimenti si taglia qui, ma mi spiaceva tagliare perché si perde così. No, non ce la faccio con le forbici. Ripassiamo qua col cutter. Così. Ok,
Ah, perché non ho proprio inciso qui. Perfetto. Ok, dietro la sto un po' smangiando, ma guardate, non era così che volevo intagliarla, ma non si vedrà alla fine che abbiamo fatto così. L'idea è che poi la tesserina stia su così. In realtà forse è meglio tagliarla direttamente con le forbici. E questa può essere, per esempio, un fermapagina. Vediamo in una paginetta dove che non ha la stessa altezza, tipo questa, potrebbe essere inserita qui così. E qui sotto ci mettiamo un'immagine, un'altra decorazione. L'idea era un po' quella. Allora, andiamo avanti. Vediamo come decorare l'interno. Allora, qui bisogna lasciare del posto per scrivere, perché comunque è un Midori che prevede che ci si scriva anche. Una cosa molto bella che Mariella fa sempre, e che anche la Simple Stories ci ha insegnato sempre a fare, è fare il doodle su tutte le pagine. Adesso che le pagine sono montate, sarà divertente fare il doodle, però io ci provo. Il doodle, d'altro canto, è uno scarabocchio, non deve necessariamente, anzi, non deve proprio essere preciso, quindi. E via. E qui potremmo mettere, per esempio, qua ci giochiamo una tesserina, ma è un po' troppo, una tesserina che andrebbe da questo lato, ma è un po' troppo. Potremmo semplicemente mettere, per ricreare una cosa simile a questo, con dei fiorellini più piccini. I fiorellini ce ne sono tanti, quindi in realtà. Oppure potrebbe anche solo essere una targhetta qui. Ho paura di giocarmi tutti gli appendimenti. Aspettate, li rovesciamo di un attimo. Così. Allora, potrebbe anche solo essere così, guardate. Molto molto easy, molto semplice. Perfetto. E incolliamo. Non perfettamente centrata, ma un pochino più sotto. Qui possiamo mettere anche solo una targhettina. Io faccio con la colla, se usate la carta da stampante da 80 grammi, usate il biadesivo, vi consiglio sempre perché è molto più delicata e correte il rischio che vi rimanga l'alone, il morbido della carta, no? Che non è proprio bello. Allora, qui che cosa mettiamo? Possiamo mettere un bannerino. E magari dei fiorellini piccini. Potrebbe essere un po' di colla qui, incolliamo senza pensarci troppo, così. Vabbè, potremmo anche in realtà. Poi le paillettes le mettiamo dopo, quelle che decidiamo di mettere. Potrebbe anche solo essere un fiorellino qui con un rametto più piccolo, delle foglie. Così sembrano corna, ma adesso le sistemerò meglio. Così. Comunque non si chiude già, volevo dirvi. E non abbiamo ancora praticamente messo nessun appiccichino. Così. Perfect. Decidiamo che ci siano anche delle foto ogni tanto. Così. Giriamo qui, ecco, qui lo posso fare un po' più con calma, il doodling sicuramente mi viene meglio. Non sto mettendo gli ingombri delle foto, ma per esempio potremmo anche sfruttare i pezzetti avanzati. Qui per esempio potrei fare questa fascetta che divide a metà, la taglio a circa 9,8 e semplicemente ancora meno, facciamo 9,3. La faccio diventare un elemento decorativo. Sto lontana da questa parte qui perché altrimenti non si chiuderà bene.
la metto a filo con la parte di qua. Avete capito, no? Fiorellino. Ok, qui potremmo usare anche solo semplicemente questa qui. La dudoliamo tutta. Ci servono un sacco di cose, sì, troppe, lo so. Se mi prende la scimmia dei fiori arrotolati siamo finiti, ve lo dico. Ne ho visti di bellissimi. Così. Così. Qui potremmo anche aiutarci con punch, banner, fustellate di forme basiche, cerchi, mezzi cerchi, per esempio, potrebbero essere perfetti. Qui abbiamo questa pagina bellissima che un po' mi dispiace coprire, ma secondo me è perfetta per un centrino e magari sarebbe bella anche, ma anche solo col centrino, mi sembra così bella. Se noi mettessimo il centrino e sotto una fascia colorata tipo così, aspettate che facciamo una prova. Diciamo un 4 cm la fascia, 9, qualcosa la larghezza. È bellissima. Adesso aggiungo questo come spessore, quindi non so come poi gireremo le pagine, però non metto spessorato perché stiamo facendo un midorino e quindi ovviamente, però allora qui ho anche questi angoletti che io adesso non ho messo foto, ma posso anche pensare di usare in questo modo. Andiamo a fare memory, cerchiamo l'altro angoletto di questo colore. Questo no, tu, e lo mettiamo qui e facciamo il doodle intorno. In realtà una carta così fa tutto da sola, non abbiamo bisogno di farci molto. Però allora, qui che abbiamo questa bella pagina tutta bianca in carta spessa, allora innanzitutto qui io effettivamente chiuderei con questo, lo metterei qua così, lo incolliamo, poi lì sotto mettiamo qualcos'altro, voilà, così teniamo fermo un attimo, centrata. Che per me, che di solito non c'entro niente, vedete, lo possiamo anche chiudere così e qui sotto ci mettiamo una foto. Guardate, lo costruiamo proprio già adesso, magari gli diamo un pochino di tempo perché si incolli. Vediamo se si può fare la fustella, adesso ci provo. Quei cerchietti che compongono il doily sono un po', non sono proprio adatti, ma provo a lavorarci un po', al limite chiedo aiuto al tecnico da casa. Volevo altri due angoletti, vediamo se li trovo. Non li trovo. Allora, uno è qua. E the other one, ne ho fatti due e due, quindi l'altro me lo sono mangiato. Ecco qua. Se io predisponessi lo spazio per la foto qui, potrei anche pensare di prenderlo, un piccolo ingombro. Vedete, per fare una cosa tipo questa. Secondo me ci sta. Mi sento tante volte, grazie. Guardate, ci sono talmente tante cose che ho in mente che mi servirebbero innanzitutto capitali infiniti per poter investire e fare queste cose e poi tempo che non c'è mai. Ok, possiamo mettere anche una clippina qui,
così. Allora, qui come decoriamo? Se avessimo un washi, potremmo decorare anche solo con una striscia di washi. Ma abbiamo un sacco di carte. Tra l'altro abbiamo queste finestrelle qui, che sono taschine che ci avanzano dai tagli precedenti, che in realtà potremmo utilizzare. Se io adesso taglio un pezzetto di questa da qui, diciamo che ne taglio 7 mm, potrei avere un'altra taschina. Così un po' più stretta, ovviamente, perché non voglio andare troppo vicino alla spina, perché sennò non chiudiamo più nulla. E qui potremmo ospitare diverse taghine, per esempio, no? Così. E qui abbiamo spazio decorabile, tra l'altro, che comunque non è trascurabile come elemento. Vediamo cosa ci possiamo mettere. Questo, che potrebbe essere una tesserina da inserire, si potrebbe fare un forellino, quindi può diventare una tag, però può anche essere ritagliato. Cerco di non abbandonare me stessa e le ritagline che ci sono in questo, che seguono questo negozio. Vedete, l'ho pensato, l'ho lasciato bianco lo sfondo apposta per suggerirvi questo. Guardate. Così. Così e così. E questo può essere inserito qui così, io lo fermo solo qui, così dà proprio l'idea di essere sospeso. Lo tengo fermo solo un secondo. Ok, poi in realtà abbiamo anche le altre carte che ancora non abbiamo toccato. Con queste potremmo usare dei puncia cerchio, potremmo tagliare degli esagoni, potremmo fare dei bannerini. Adesso per esempio io qui ne taglio semplicemente una striscetta e faccio un bannerino qui. Guardate, possiamo farlo sia col puncia che a mano in realtà. Adesso ne taglio una striscetta, diciamo da un pollice. Poi metto qua. Volevo fare questo, in realtà, però c'è già, allora questo non lo trasformo in un bannerino perché c'è già questo, ma lo facciamo con qualcos'altro. Guardate, adesso vi faccio vedere. Questo l'ho tagliato a 9, semplicemente lo incolliamo qui, di modo che sia un elemento di decoro. E magari ci mettiamo un fiorellino piccolo qua. Se fossimo in un album lo spessorerei. Esagoni, entrambi possono andare bene, triangoli, i rombi vanno benissimo, poi tagliati a metà. Sto pensando di fare una fustella per le collezioni che non ci offrono tantissimi abbellimenti, non le mie, ma ce ne sono alcune che non ce ne danno tantissimi, e che quindi in realtà potrebbe essere furbo decorare con tutta una serie di forme basic. Qui copriamo così, tac, e decidiamo che cosa mettere qui. Qui potrei mettere anche un bel banner, magari tagliato più di uno spessore più largo. Quello lì sono, dovrebbero essere 2 pollici. Prendo, guardate, un pezzetto della carta legno. Potrei anche fare così, guardate, lo ricavo da... Bah. Tagliamolo un pezzo di carta intero. Gli ovali, certo, ce ne sono tanti. 10 centimetri. Allora, tu come staresti? Allora, prendo questo che è un avanzo, non misurato né alto, lo taglio a 10 centimetri, prendo il punch che fa il ticket. Che dovrebbe essere questo. Usiamo... quello medio. È quasi perfetto qui sotto. Lo incolliamo. Vediamo se nelle tesserine o qualcosa, queste sono grandi. Potrei mettere semplicemente un fiore. Potrei mettere una fotina, per esempio.
È un fiorellino piccino, ne ho anche alcuni piccini. Così. Non sono tantissimi quelli piccini, però qualcuno lo abbiamo. E quindi creiamo questo clusterino. Le fustelle delle Labels, le strip della Taylor, le strip di Tommaso, sono tutte cose che ci vengono incontro per decorare quando ci sono poche decorazioni a disposizione. Qui lasciamo una pagina per la scrittura. Proprio più doodle di così c'è l'asilo. Vabbè, bisognerebbe farlo prima questo lavoro. Allora, una cosa che si può fare anche quando lasciamo delle pagine bianche per la scrittura, ma ci sembrano troppo bianche, prendiamo un quadratino. Adesso questo lo taglio a quadrato, nel senso che lo porto a misura. Lui è un pollice e mezzo per un pollice e mezzo. Lo taglio sulla diagonale. E mi creo degli angoletti in modo velocissimo, ma molto carino. Vedete, dà comunque quel tocco di completezza. Io trovo, sto lontana dagli angoli perché è Midori ed è già così piuttosto ciccione. Poi di magari due paillettes e abbiamo fatto. Questa pagina la lascerei bianca. Qui abbiamo il vellum. Allora, sul vellum potrebbe essere carino mettere due tesserine, una dietro l'altra, di modo che si autocoprano, e poi decorare con qualcosa, i bordi. Potremmo anche pensare di stondarlo. Guardate. Prendiamo lo stondangoli. Questo è quello più grande, uso quello da 14, che è tra i tre il lato più piccolo. Allora, le incollo di modo che siano nella stessa posizione e che si coprano una con l'altra, queste due tesserine. Così, vedete? Voilà. Un'altra cosa, per esempio, se io prendo un punch grande, questo è da 1,5, mi puncio diciamo dalla carta con i fiori, sì, puncio, poi o lo piego a metà o lo taglio in due e ho due tabbini che in realtà posso usare o qui o anche qui sopra per dare un po' di interesse. Magari lo faccio su questa pagina, però guardate, lo pieghiamo in due, quindi prendo il bulino. Era un appiccichino che era rimasto lì. Prendo il bulino. No, mi è caduto tutto, aspettate. Opla. Più o meno a metà, eh. Posso decidere, allora in realtà se lo taglio posso decidere anche di usarlo in questo modo qui sopra e che diventi un tab che magari possiamo usare su una pagina che ha una dimensione un po' più stretta, potrebbe essere questa, ma con questo colore non sta tanto bene secondo me. Potrebbe essere messo così e qui avere un tabbino. Questo lo mettiamo su una pagina un po' più neutra. Potrebbe anche solo essere messo qui. Sì, così. E poi ne facciamo un altro, vi faccio vedere come si può usare in realtà tagliandolo e mettendolo al contrario, magari ci si può mettere anche un fiocchetto. Così, lo teniamo fermo un secondo perché questa carta è un po' più pesante. Qui possiamo fare il doodle. E
qui possiamo poi decidere di vabbè, io adesso non ho timbrato nulla perché ho già incollato, però possiamo decidere di incollare, timbrare, insomma, di giocarci i sentiment, fustellate, alfabeti. Uno qui e dovrei averne almeno un altro che adesso non trovo. Vabbè, salterà fuori, poi lo andiamo a prendere. Allora, questo qui è il retro di questa taschina. Quindi qui potrei semplicemente mettermi un mio bannerino, questo, e decidere anche di lasciarla molto libera così, o semplicemente di mettere un fiorellino piccolo, così riprende anche quel rosa che c'è di sotto, e mi sembra perfetto. Una foglietta. E siamo a posto. E questa diventa un'altra pagina per il journaling. Qui farei la stessa cosa che abbiamo fatto prima con una fascetta. Qui adesso che è bianco possiamo fare un bannerino. La tagliamo a, diciamo, un 10 cm e adesso gli facciamo la coda. La codina la possiamo fare sia con il punch che a mano, se siete temerarie, se no col punch viene sempre bene. La mia adesso non è venuta centratissima, ma non ha grande importanza perché ci serve proprio solo come elemento decorativo. Vedete? La mettiamo qui. Ok, e qui potremmo mettere questo. Non mi basteranno mai gli abbellimenti, vabbè. Così. Questa pagina la lasciamo per il journaling. Magari gli mettiamo giusto un bannerino così. Buongiorno, chi sta arrivando adesso? Stiamo facendo un Midori con la collezione nuova. Oh, qui abbiamo ben due pagine per il journaling. Dudoliamo. L'idea è di lasciare spazio per il journaling e per le foto, perché altrimenti questo Midori non si chiude più innanzitutto, e poi nasce un po' con quell'idea lì, no? Ok. Allora, le tesserine piccine le ho già usate. Questa potrei anche pensare di dividerla a metà, ma mi spiace un po', sinceramente. Ups. Così come questa, si potrebbe anche pensare di ritagliare, di utilizzare come elemento decorativo, ma è molto grande, quindi in realtà mi limito qui a mettere dei bannerini, poi magari metteremo delle timbrate o delle paillette, insomma, così. Potete farlo anche con filo ed ago, certo, sì. Ci sono diversi metodi di rilegatura di Midori. Io ho usato la pinzatrice perché è ovviamente molto veloce e mi consentiva di farlo tranquillamente durante un live, quasi senza errori. Quasi. Perché, comunque, mi difendo sempre molto bene in quanto ad errori. Allora, questa potrebbe essere messa qui così, magari con una fascetta rossa sotto. Fatemi vedere, ma sì, proviamo a metterle una fascettina rossa sotto, vedere se la porta fuori di più come intensità, come colore. Tagliamo un pezzetto di questa che è la 128, che non fa parte della collezione, ma si sposa perfettamente con i colori di questi fiori. Un po' di meno. Sì. Sì, ok. Sul bianco è sempre difficile, lì poi dovrò studiarmi qualcosa. Così, colla e colla. Perfetto. Vediamo un po' come posso
questi fiori sono un po' grandi, me li lascio un po' per la fine per vedere se... mamma, qui però bisogna proprio rimediare. Beh, qui potrei giocarmi una tesserina intera che fa tutto da sola, perché anche questa qui è tagliata, ma adesso qui ho fatto disastro. Allora, questa si può usare sia così che così o così. Potete usarla come volete, come verso. Fortunatamente non ha un verso. Allora, qui devo coprire questo scempio e potrei usare questo e attaccarci questa sopra. Cosa ne dite? Abbiamo tacconato in un secondo. Poi non si chiuderà questo Midori, ovviamente, ma dobbiamo scegliere il male minore. Io decido che è così. Ah, tu sei da sfilare, però, prima di... Sì, ok, perché altrimenti teniamo un attimo ferma. Poi abbelliamo con gli abbellimenti che avanzano. Qui abbiamo il vellum su cui non faccio la follia di cercare di ritagliare questo, ma potrei quasi quasi pensare di mettere una fascia. Che magari corre da parte a parte, potrebbe essere doppia e poi semplicemente una decorazione. Vediamo, sì, userei questa carta perché così riprende anche la carta, la tesserina che c'è di fianco. Per qui c'è un fiorellino che mi era caduto. Ne tagliamo una striscetta sempre da un pollice, vi direi. Ho una fascetta per chiuderlo, oppure si potrebbe pensare di fare una busta spessorata. Anche. Allora, io questa fascetta qui la farei doppia per farla girare intorno alla pagina, quindi facciamo un 18 e mezzo. Vediamo. Ho preso proprio la parte senza fiori. Vabbè, vabbè. La pieghiamo a metà. Vedete, così, a parte che è già bella proprio solo così, le mettiamo un fiorellino che magari potrebbe essere lui, e lui è fatto. Sì. Allora, incolliamola. Potrei anche mettere questo più grande, forse, ma adesso facciamo una prova. Ops, adesso facciamo una prova. Teniamo fermo un secondo. Sì, magari lei. Così. Vuoi negare due rametti? Ma per carità. Midori in busta forse non l'abbiamo mai fatto. Ho bisogno che qualcuno mi aiuti, mi dia poi le misure dal sito di Annaella e quindi dovrei far avanzare delle decorazioni. Ce la vedo difficilissima. Ok, e qui possiamo anche solo mettere i centrini, forse questi sono un po' piccini, ma guardate, a chiusura così, poi gli mettiamo una pagliettina. Facciamo il nostro doodle qui. Bannerino, ce l'abbiamo ancora di quelli piccoli, devo fare due pacchetti di abbellimenti, non mi basteranno mai. Ma guardate, se un bannerino non ce l'hai, te lo tagli, non ci va molto. Anche il vellum, guarda, l'ho pensato, vellum accettato, ma mi sembrava poi di fare troppe cose. Adesso vediamo per il corso se dobbiamo integrare, magari integriamo da lì. Allora, qui abbiamo una pagina su cui tranquillamente facciamo il nostro doodle. Questa qui, che è il retro di questa, vorrei fare quella cosa del cerchio che vi dicevo prima. Quindi adesso mi taglio un cerchio che potremmo decidere, tu sei color arancio, questo rosa. Dunque, potremmo tagliarlo o dal legno, ma tagliamolo da questo qua,
guardate. Questo è un pollice e mezzo, ma potete farlo anche con un punce della, qui c'è ancora un mandarino, dalle dimensioni più grandi o più piccole eventualmente. Quello che sto per fare io adesso ci richiede un tondo un pochino più grande perché lo useremo come tab. Quindi adesso io lo taglio più o meno a metà. Li devo sovrapporre in questo modo. Potrei non fare niente e semplicemente incollarli di modo che diventino dei tab, semplicemente così, ma posso anche fare un forellino e far passare un pezzettino di twine, per esempio. Qui vi suggerirei un forellino piccolo, non quello da 6, ma quello da 3 vi basta e vi avanza. Quindi adesso li incollo, cercando di far sì che si sovrappongano in una maniera corretta, quindi che il foro sia centrato, e poi una volta che è incollato metterò il mio twine. Mi sono persa, e l'ho citato qui, facciamo diventare una collezione super estesa. Allora, qui potrei anche pensare di ritagliare questo rettangolino qui ed incollarlo qui, magari con una striscetta sotto di questo che mi faccia da continuazione con quello. Vediamo un po'. Tagliamo a un pollice e mezzo una striscetta. Adesso sto andando totalmente ad occhio. Doveva essere più grande, vabbè. Oh, non è questo dove ho tagliato il tondo, ma che potrei quasi quasi usarla. Ritagliamo questa, che semplicemente serviamo il rettangolino. Io avevo pensato alla tessera col bianco intorno perché vi desse la possibilità sia di usarla intera che di ritagliarla e di avere un'ulteriore cornice. Perfetto. Questo sarebbe la morte sua da spessorare, ma noi non lo spessoreremo perché questo Midori già così è piuttosto ciccione. Così. E mettiamo magari un bannerino qua, proprio solo di remind. Anche per le cerimonie. Allora, all'inizio volevo utilizzare delle scritte all'interno delle carte, che è una cosa che faccio raramente perché poi vincolano tantissimo l'utilizzo della carta. Quindi ho deciso di non farlo, perché se vi avessi messo delle frasette dedicate alla festa della mamma, poi appunto saremmo stati estremamente vincolati di utilizzarle unicamente per quell'occasione, mentre è una carta che si presta, secondo me, veramente a tanti utilizzi, quindi mi sembrava un peccato doverla poi pensare unicamente per quell'occasione lì, e allora non l'ho fatto. Allora qui potremmo addirittura pensare di mettere questa taschina, oppure no. Potremmo anche fare un'altra cosa con la carta proprio effetto legno, che dovrei avere qua. Ne tagliamo due striscette. Allora, la portiamo. Tagliamo via la cimosa. Ne tagliamo una porzione da più o meno 9,3, che è la larghezza che ci consente la pagina. La dividiamo in due. Questo è un 4 pollici, facciamo un 2 pollici. Potremmo usare anche un punch. Vedete, io volevo usarla così. Potremmo usare anche un punch per fare un bordo, che sarebbe molto carino. Avrei dovuto rifilarla un briciolino di più di questa, vabbè, non importa. E qui ci creiamo un piccolo cluster. Magari usiamo anche un fiorellino più piccino. Lo mettiamo sopra. Anche solo due, sì, rametto. Guardate quanta ombra che fa, perché non sta chiuso. Vabbè, non importa. D'altro canto, a noi gli appiccichini piacciono assai e quindi bisogna usarli.
non è che possiamo lasciarli inutilizzati, siete d'accordo? Cioè, voglio dire, Allora, qui ho questo centrinello piccino piccino che posso mettere qui, così. Posso farmi un bannerino piccino, magari con questa carta qui, ne taglio una striscetta ancora più piccola. Mi urge una fustella per questi avanzi qua. Non so voi come la vedete, ma potrebbe essere una fustella 5 piena di cosine che si prestano per essere utilizzate in questi casi. Quando non abbiamo grandi abbellimenti ci servono delle forme basiche. Cosa ne pensate? Io ci sto pensando da un pochino e secondo me potrebbe essere una bella idea. Lo metterei qui così, con la codina così. Micro taghine, bannerini, elementi decorabilia, insomma. La fustella basica, non intendo le forme. Qualcuno mi ha chiesto anche le forme. Prima o poi forse lavoreremo anche su quello. Per ora non ci ho ancora ragionato sul discorso forme basic di fustelle. Vediamo. Così. Esattamente come la vedo io, un disastro per i nostri portafogli. Vi dico, adesso questa settimana credo che arriveranno le due scatoline. Arriveranno, vabbè, le fustelle del mese, credo, no, fustelle del mese è quella dopo. Credo erba e nuvolette, bordo d'erba e bordo di nuvolette. Arriverà la balenottera col figlioletto per la festa della mamma. Vabbè, spero le cose della collezione di matrimonio, perché sta cominciando a diventare un po' impegnativo. Aspetta, guardate, questo bannerino sta lì, che è una morte sua. Speriamo di riuscire a presentarvi tutto, che vi piaccia tutto. Vediamo. Ok. Giriamo a questa pagina qui, non aggiungerei niente. Questa è una pagina bianca che per pietà lasciamo libera. Qui non possiamo mettere niente, è talmente bella questa pagina. Laura ha fatto una collezione tutta intera, Valeria, vuoi sapere veramente? Sì. Non hanno ancora spedito, eh? Penso che siano stati subissati dagli ordini, in realtà. Però è una collezione, ci sono delle fustelle molto interessanti. Con tutte botanico, non so di preciso quando usciranno le cose nuove. Forse preferisco non saperlo, a ragion veduta. Cosa ne dite? Allora, facciamo già che fare anche il journaling qui, così è fatto. Sì, lo facciamo anche qui dietro, che così metto via la penna. Mamma mia, che mi è venuto male. Ok, doodling. Allora, questa paginetta le possiamo concedere un bannerino. Così. Di qua lasciamo così. Qui sono indecisa se ritagliare questo cerchio, ma a mano non renderebbe nello stesso modo in cui rende mettendo la card intera. Quindi la card intera, magari se proprio mi scappa, potrei metterla qui, ma non sono neanche poi così convinta in realtà. Allora, usiamo questi fiori, ragazze. Allora, potrei quasi usare un pezzo così, che a questo punto metterei al centro. La larghezza lascio quella che c'è, proprio non me ne preoccupo. Lo incollo qui. Così. Potrei anche mettere un pezzettino bianco. Sì, guardate, un pezzetto di cimosa. Proprio in maniera agricola. La incolliamo e poi qui ci costruiamo insieme dei nostri fiorellini. Così. Anzi, questo glielo mettiamo qui sopra e i rametti. Gli appiccichini li sto finendo. Ma per me fare un Midori con un solo pacchetto
cioè con solo i die cut è sfidante. L'uovo della Clea, una collezione sorpresa. E che Pasqua è un periodo dell'anno che non tutti creano per Pasqua. Quest'anno avevo fatto la scatolina che non è arrivata in tempo. Cioè arriverà adesso, che è un po' tardi, nel senso che mi arriva tipo martedì o mercoledì, che è un filino tardi, come dire. E quindi, vabbè. Allora, qui potrei fare una cosa brutta e ritagliare questo bordo di nuvole, ma mi sembra eccessivo. Potrei metterlo qui, però. No, dai, mi sembra un peccato. Mi sembra veramente un peccato. Allora, questo che non è niente, lo facciamo diventare un bannerino. E lo attacchiamo qui. In realtà ho ancora l'altra carta da cui potrei ritagliare i fiori, ma sono molto molto grandi e quindi non ha tanto senso secondo me perché poi diventano troppo impegnativi da gestire negli spazi di un Midori. Così. E guardate, qui potremmo fare questa cosa. Ah, non ho messo il twine di là, dopo lo facciamo. Potremmo fare questa cosa qui. Vediamo se sta una fascia con questi fiori e che. Io che le ho fatte e che so che sono in questo verso, faccio fatica a vederle in questo verso, ma ovviamente possono essere messi nel verso che volete. Tagliamo una fascia di questo, anzi no, ci sta meglio questa, una fascetta di questo, diciamo un pollice e un quarto. Sappiamo che la mia pagina è alta 21, quindi mi taglio una fascetta che sia, boh, diciamo. Sì, facciamo 21. L'idea è di creare qui due taghine che potrebbe essere fatto o col punch. Vediamo un attimo, perché è una misura un po' strana quella che sto usando, quindi non è detto che il punch. Vediamo, questo. Facciamo una prova e vediamo che cosa viene. Lo centro perché la misura più piccola di questo punch è 1,5, io ho fatto 1,25, vediamo che cosa viene fuori. Non lo sfila, ma noi lo facciamo in maniera diversa a questo punto, guardate. Lo faccio anche di qua, poi la taglio, adesso vi spiego. Ho fatto il foro della tag. Adesso stondo gli angoli. Adesso la taglio a metà. Mi è caduto il foglio, tutto a posto. Ok. L'idea, no. L'idea è di fare questo. E lì un pezzettino di twine con cui fare un fiocchetto. Allora. Qui sotto potrei in realtà anche mettere una foto o qualcosa. Io per ora non metterò nulla, però se volete si potrebbe addirittura pensare di, voilà, di usarle come alette per nascondere qualcosa. Dovete solo fare la piega e unirle dopo. E unirle sotto. Aspettate che madre qua mi ha cercato la pinzatrice perché non la trovavamo e non trovo più il twine. Ok. Ne tagliamo un pezzettino. E l'idea. Adesso qui la colla è ancora fresca, quindi. Però l'idea era di legarli insieme così. Può essere un decoro semplice semplice che però dà un sacco di interesse e movimento alla pagina e vi risolve una pagina con pochi abbellimenti. Io che vi do indicazioni su come fare qualcosa con pochi abbellimenti non si può sentire, però vabbè. Andiamo a cercare qua e mettiamo un pezzettino di twine anche qui. Vediamo se riusciamo a far passare i due lembi. Forse il forellino è un po' piccolo per far passare i due lembi, vero?
Sì, perché abbiamo fatto quello da 3, ma noi facciamo così. E noi infiocchettiamo. Non abbiamo fatto il bundle di questa collezione, quindi trovate semplicemente la collezione da acquistare nei suoi vari pezzi. Mi sembrava che con così poche cose non avesse tanto senso fare il bundle, tolto che avremmo poi dovuto prepararlo, ci avrebbe richiesto insomma di ritardare un po' ancora l'uscita, e allora ho preferito farla uscire subito, perché se qualcuno la vuole considerare per la festa della mamma, insomma, bisogna iniziare a lavorarci. E qui c'è l'ultima pagina su cui possiamo tranquillamente pensare di mettere questo qui, che è un avanzo. Qua. Questi fiori, quando li ho visti, mi sono piaciuti tantissimo e ho pensato che per un'evenienza come la festa della mamma fossero perfetti per un layout, delle card. In realtà l'ho pensato per dei lavori molto molto rapidi, molto veloci. Poi ovviamente ci si può fare un po' di tutto. Allora, io mi taglierei un angoletto qua, quasi quasi, oppure potrei anche solo fare così, sì, così, e qui ci metto i fiori. Sto pensando in realtà anche ad una mini collezione per la festa dei nonni, che è un qualcosa che mi avete chiesto in tantissime, e vediamo se si riesce. Facciamo anche quella per novembre, cioè per un tempo utile, per utilizzarla per la festa dei nonni, chiaramente. Così, e questa foglietta, che è l'unica foglietta rimasta, così. Ops. Mi è avanzata questa card, ma non starei a ritagliarla per poterla utilizzare all'interno, e anche questa, che mi dispiacerebbe ritagliare, perché se questo cerchio tutto sfumato lo andiamo a ritagliare, perde un po' della sua bellezza, no? Quindi in realtà abbiamo ancora tipo due foglioline, questa qui possiamo infilarla qui, un tabbino, un fiorellino, che adesso andiamo sicuramente a collocare. Vediamo dove, in una pagina poverella. Qui abbiamo clip, tab, è che non ho messo gli ingombri delle foto, quindi i tab. Allora, vediamo dove possiamo metterlo questo fiorellone. Allora, per esempio, un tab potrebbe essere messo qui, come se stesse uscendo da qui. 2 ottobre, ah, chissà perché ero convinta che fosse novembre, pensa, grazie che me l'hai detto, che così la prepariamo per tempo, magari. Tu ti sei tutto storto, no, aspetta. Adesso magari ci mettiamo qualche pagliettina. Se metto questo qui, mi copre completamente il centrino, che ha un suo perché. E potremmo metterlo qua. Tu ti sei staccato dalla rilegatura, perché sei già troppo ciccione. Oh, aspettate che proviamo a chiuderlo forzatamente. Ho esagerato con le pagine. Allora, più o meno dovremmo averlo chiuso. Non si chiude proprio tantissimo volentieri, però direi che abbiamo finito. Guardate, questo fiorellino lo mettiamo qui. Qui così. E questi due potremmo addirittura pensare, per non lasciarli da soli, di usarli qua così. Un filino di colla qui. E questo, adesso li raddrizzo, posizionato esattamente speculare dall'altra parte. Così. E questo lo vogliamo mettere qua davanti. Vediamo. No, non mi piace. Questo gli troviamo un posto adesso, perché non è che mi avanzano questi due cosini qua, non è che possono avanzarmi questi due micro abbellimenti qui e che non so dove metterli. No, troviamogli un posto. Uno potrebbe essere qui, così, e quella clippina
indovinare. Ci avanza una clippina. Com'è possibile? Come quando fai la prova del 9 e non torna l'equazione. Vabbè, la mettiamo qui, dai, vuria mai che mi avanza un pezzettino. Cioè, solo un abbellimento. Non ho abbellimenti per fare la busta, quindi niente busta. Allora, si può fare una fascetta. Guardate quanto comunque, nonostante io li abbia rifilati, questo viene fuori. Questa è la bustina, perché la bustina non l'ho rifilata. Vabbè, pazienza. Sono sempre belli quando sono un po' chunky, cicciotti. Sono un po' grassottelli, diciamo. Forse avrei potuto usare l'altra pinza, non credo, perché è talmente grossa che avrebbe finito col rovinare la carta e comunque non tenere uniti i fogli. Forse quando si fanno così ciccioni ha più senso rilegarli con ago e filo. Chi di voi magari è un po' più esperta di questo tipo di progetto me lo saprà confermare. Con ago e filo, magari con due punti qui, due punti e due punti, oppure dividerlo in due nidori. Io volevo farne uno solo e quindi non sta chiuso. Si può fare una fascetta su cui non ho niente da usare come decorazione, però si potrebbe tagliare, solo che lì ce l'abbiamo già di quel colore lì, potrebbe essere di questo colore qua, ma non mi piace messa così sopra la copertina, ha un colore troppo. No, lo lasciamo così. Rilegarli dopo con i punti grandi. Allora, secondo me rilegarli dopo non si riesce perché tu pensa a metterli sulla staple board una volta che sono pronti. Non c'è possibilità che tu riesca ad allinearli e ad utilizzare il magnete che l'attrezzo ti dà per fermarli. Quattro punti, sì, potrebbe essere la soluzione ideale quando sono più ciccioni perché ti consente di, come dire, calibrare meglio anche, magari ne metti anche 6 se serve di punti, che comunque ti aiuta sempre a dargli stabilità. Con la rilegatrice, con la pinzatrice, scusate, ovviamente si è un pochino limitati. Avrei potuto dare 3 punti, probabilmente, ma non avrebbe cambiato il fatto che è troppo ciccione. La rilegatrice in ufficio, ma allora io con le rilegatrici d'ufficio, se qualcuno poi mi spiega, mi svela l'arcano, faccio fatica perché non vedo dove sto andando a mettere il punto. Di conseguenza, mi affido veramente un pochino al caso. Quindi a volte mi è andata bene, altre volte ho dovuto disfare n volte. È ovvio che una rilegatrice da ufficio rilega molti più fogli insieme. Rilega molti più fogli insieme e probabilmente li rende anche un pochino più stabili. Questa della Wear Memory Keepers è pensata per il craft, quindi ovviamente non si aspetta di dover rilegare 80 fogli. Si potrebbe chiudere con un nastro, che ovviamente in questo momento non ho. Potrei anche mettergli una clippona, questo non è il colore adatto ovviamente, però questo sì, più o meno, no. Non ho un colore adatto di clip ed è gravissimo, però. Adesso la bustina che sporge è drammatica, però si può tenere così. Quel colore lì mi turba, ne cercherò una nera per fare la foto. Ne ho una gialla, qui no, ma ne ho un sacco nere, chissà dove sono finite, vabbè, non importa. Ho un elastico, certo, sì. Allora, intanto metto via due robine, bevo un goccio di tè e direi che per oggi siamo a posto. Allora, scusatemi. Dunque, ricapitolando, non ho messo le paillette, no, un giro di paillette, facciamolo. No, scusate, sono meravigliose. Prendiamola, non ne perdo una. Allora, no, due paillette, non scherziamo. Allora, questi sono i jewels, questo è il cuoricino ciccione, su cui devo mettere necessariamente però un pochino più di colla. Tu ti sei già asciugata in fingarda. Ok. Queste paillette sono molto belle. Non so, ho fatto una prova prima che dovrò buttare perché è venuta veramente tremenda, però tutto sommato alla fine il risultato di quest'ultima prova mi piace moltissimo.
Dentro ci sono i jewels sia trasparenti che quelli rosa. Adesso vedo se ne trovo due trasparenti grandi e li metto uno sopra, uno sotto. E ovviamente questa è una confezione di scarti, ragazze, non sono tutte così le paillettes. È che tutto ciò che è scarto finisce sul mio tavolo, compresi tutti questi pallini. Eccolo qua. Vedete? Ce ne sono, ci sono dentro i jewels con la forma normale e dentro ci sono anche delle semisfere a cuoricino, sì. E sono molto belline. Non so, a me piacciono molto, poi ovvio, altrimenti non le avrei fatte, ovviamente, però così e così. Vediamo dove altro. Buona domenica delle palme a tutti. Vi ricordo intanto che metto le paillette, faccio lo spiegone, che abbiamo caricato questa micro collezione che sono veramente, c'è solo il pad di carte, due carte da rivestimento, le paillette e i die cut. È una collezione che avevo pensato in realtà per fare card, dei piccoli mini per la festa della mamma, ma che si presta bene in realtà anche per un'altra serie, per tutta un'altra serie di occasioni. Ed è il motivo per cui quando alla fine avevo finito di mettere insieme le carte, per cui non ho voluto dare loro contestualizzarle troppo con delle scritte, proprio perché avevo paura che poi sarebbero state troppo vincolate al discorso festa della mamma e non fossero state idonee, insomma, ad essere utilizzate anche per altro, quando in realtà dei fiori del genere vanno bene un po' per tutto. Il 128, adesso ve lo metto nel prodotto contenitore, dove in realtà abbiamo usato solo quello che c'è qui nella collezione, quindi dovrebbe essere facile da fare, non dovrei metterci tanto. Guardate, anche qui mettiamo due paillettine, una lì, una lì. Prendiamo queste teal. Vabbè, lì è andata quella semitrasparente, ma noi ci incolliamo sopra questa. Così. Domani lavoreremo gli ordini che sono arrivati oggi. Domani dovrebbero arrivare i set da rilegatura. Ci sono delle altre cose che arrivano domani che adesso non ho più ben. Ah, dovrebbe arrivare anche in realtà la gommina per la colla, così la posso provare sui miei sfaceli e vi racconto se va bene. Vedete, due paillettes, in realtà poi è come se facessimo due piccole macchiette di colore. Aggiustano sempre questo niente, questo purtroppo, ragazze, non ci vuole stare lì in mezzo. Vabbè. Cosa dobbiamo fare? L'ho fatto troppo. Mi sarei dovuta fermare alla penultima pagina, sarebbe stato più intelligente. Vabbè, non importa, ormai. Così. Qui mettiamo un cuoricino, se ce l'ho ancora qui. Questo, vi ripeto, era solo un avanzo, ma eccolo qua. Lo mettiamo dritto. Va bene anche per le cerimonie, sì. La gomma per la colla è un prodotto che non ho né inventato io né è nuovo sul mercato, ho solo trovato un produttore da cui ordinarlo. È come se fosse una gommina molto ruvida e porosa, che gratta via lo strato di colla residua che tu non, che vuoi togliere. È molto comoda, io l'ho usata di altri marchi, questa mi sembra assolutamente identica. Quando arriva la proviamo insieme. Adesso non mi ricordo di preciso il costo, ma dovremmo essere tipo sui 3 euro, cioè il costo generalmente è quello lì. Adesso arriva. Sì, adesso arriva. Cioè, è rimasta ferma per un sacco di tempo in Cina, nel senso che prima di partire, cioè prima di lasciare il territorio cinese ci ha messo un sacco, per quello che temo che adesso mi manderanno i miei abbellimenti da cucina di matrimonio e chissà quanto ci metteranno ad arrivare. Vediamo. Un jewel qua, di questi rosa. Vedete?
E quello normale, che mi sono persa fosse la domanda prima, non ho capito, quello normale cosa? Qui ci mettiamo questa pagliettina qui e magari un gioielino piccolo. Potrebbe, sì, non ci aspettiamo miracoli perché se roviniamo qualcosa con la colla non, difficilmente si può rimediare, però se non è particolarmente rovinato, se non è uno strato di colla troppo forte, assolutamente lo gratta via. Bisogna usarla delicatamente, cercherò di farlo delicatamente per voi, non vi garantisco, però ci provo. Ok. E qui ci mettiamo una pagliettina. Così. Ah, è andata quella lì. Ops, vabbè, mettiamo questa. Perfetto. Ok. Ci siamo, abbiamo finito. Questo non è un bulino, questo qui è un attrezzo di precisione che si usa, ha una punta semicerosa che serve per prendere facilmente piccoli abbellimenti e ha poi una punta che serve per riposizionarli. È un attrezzo che viene usato spesso anche nella nail art per posizionare elementi decorativi sulle unghie. Questi che abbiamo noi li usiamo ovviamente per riposizionare i nostri abbellimenti, ma non è un bulino. Abbiamo anche i bulini, ma hanno una forma diversa. Ho aperto proprio il pacchetto degli scarti delle paillette, così sembrano veramente brutte, ma vi giuro che non sono. Adesso vi faccio vedere l'altro pacchetto, che è quello che abbiamo confezionato per fare le foto, che non ha tutti questi elementini qui, giuro. Solo che madre, quando ha finito di confezionarli, giustamente mi ha lasciato gli scarti che io uso sempre, insomma, perché non si butta. Questi non si buttano. Adesso il pacchettino normale è questo qua, che come vedete, insomma, magari qualche centro di paillette c'è, cioè sicuramente, perché ci sono sempre, però non così. Ok, allora ci starebbero molto bene anche delle semiperle bianche, secondo me, delle semisfere bianche, ma adesso non appesantirei troppo, anche perché all'interno diventa se no ancora più ciccione ed è veramente difficile poi da gestire, già così non sta chiuso. Allora ve lo faccio rivedere, una collezione piccola piccola, sono 8 carte, c'è il pad di carte, ci sono due carte da rivestimento, le paillette e i die cut. È una collezione dai colori molto bright, con questo legno Tiffany. Ci ho fatto un Midori, forse avrei potuto fare un albumino perché l'ho inciccionito troppo. Non ho il dono della sintesi con nessuna cosa che io mi metta a fare, eppure lo so che i Midori a un certo punto si inciccioniscono troppo e poi si sganciano dalla rilegatura che facciamo. E non, si è staccato il cuoricino. E nonostante ciò, insisto, e vabbè, rincolliamo questo piccolo cuoricino che su, su via. Bisogna dargli il tempo. Ovviamente gli elementi di resina, le semisfere sono molto pesanti, sono in un materiale molto liscio, il che rende ovviamente più difficile incollarli. Allora, le semisfere bianche e blu sono perfette con la collezione matrimonio, anche se questo è un blu un po' più, guardate, però è il blu più vicino che ho trovato e secondo me si può comunque usare. Rende comunque bene perché poi si incupisce, un po' si incupisce con la carta che ci mettete sotto. Così vi ho fatto vedere anche un altro foglio, vabbè. Le trovate se digitate semisfere. Io adesso vi scarico il video, lo metto su YouTube, vi faccio un mini prodotto contenitore, ma in realtà ci sono le cose di questa collezione e se, praticamente vi direi, è un foglio di vellum. Abbiamo usato la staple board che vi lascio ordinabile sul sito se volete, ci metterà un 15 giorni ad arrivare più o meno perché arriva dagli Stati Uniti. Cos'altro dirvi? Domani, se finiamo in tempo con gli ordini, siamo in tre, quindi insomma spero. La collezione è piccola, quindi anche se ci saranno tanti ordini, spero che riusciremo a gestirci un pochino velocemente. Magari domani sera faccio il metal taste di marzo, se no sarà martedì. Vediamo un attimo qual è la mole di ordini che arriva. Per
Questa carta è la nostra proposta, diciamo, per la festa della mamma, ma in realtà può essere usata per qualsiasi evenienza. A seconda dei sentiment che ci usate o del mood con cui la confezionate, ovviamente cambia veste. La carta in più che ho usato è la 128 dei kit di Metal Taste di luglio dello scorso anno. Adesso ve la segno nel prodotto contenitore perché è uno dei colori base, che in realtà è lo stesso. Quando i gusti sono quelli, ci si avvicina sempre in realtà a quel tipo di risultato. E cos'altro? Io per oggi mi eclisso, risponderemo a messaggi e ordini domani. Vi aggiorno sugli arrivi, vi aggiorno sull'andamento dello smistamento degli ordini se non dovessimo finire domani. Grazie a tutte, quindi, e buona domenica. Ciao ciao!